cielo. Questa sera tratteremo il tema del labirinto per festeggiare l'anniversario della liberazione di Creta dal Minotauro. Ma prima di entrare in quello che è il mito stesso, passiamo la parola a Giulia, la quale ci parlerà dei vari significati che il labirinto ha acquisito nella storia. Giulia, a te la parola. L'immagine del labirinto è quella di un percorso tortuoso, in cui è facile entrare ma da cui è difficile uscire. Il labirinto è legato alla narrazione mitologica greca di Teseo e Minotauro, secondo cui Teseo entra nel labirinto e uccide il temibile Minotauro, un ibrido con i corpi di uomo e la testa da uomo. I disegni dei labirinti percorrono tutta la storia della Lira, fin dall'incisione su roccia. Tuttavia, l'idea e l'immagine del labirinto presentano una particolare e sconcertante modalità. Oltre che la sua utilizzazione per testi psicologici e giochi enigmistici, il labirinto viene continuamente riproposto nelle arti figurative, nell'architettura e nel canto. Io sono la musa, direttrice della poesia lirica e della musica, colei che rallegra. Infatti, oltre allo strumento, porto sempre con me flauto e trombe. Roba vecchia, guarda che abbiamo noi. Quelli nel puro desiderio fuggitivo.
turbati nelle precarie speranze, lascia prima il mondo. Per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato riconoscere e non può, con l'immaginazione, arrivare al momento stabilito per il ritorno. Addio, casa natia, dove sedendo, con un pensiero inquieto, si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni, il rumore di un passo aspettato con misterioso di me. Yeah.